Buon pomeriggio, buona domenica, buon primo maggio, compie 21 edizioni la corsa internazionale su strada, la Oderzo Città Archeologica, che è una classica del primo maggio. Noi arriviamo dentro in corsa dritti dritti perché il ciclismo è andato lungo e allora non va lungo ma va per i suoi 5 chilometri. Maddalena Florea che in una gara questa femminile sull'attacco soprattutto della atleta pugliese delle Fiamme Gialle, Rosalba Console, ha approfittato ad un certo punto per rilanciare l'azione. Il terzo posto è di Valentina Costanza, la protagonista storica del primo maggio, Silvia Weissteiner, l'altoatesina della Forestale, è più dietro, ha vinto diverse edizioni di questa, ma non è nella condizione di qualche anno fa. 15 minuti di gara, siamo praticamente all'ultimo giro, quindi siamo arrivati proprio agli sgoccioli di questa gara. Peccato per tutto ciò, Orlando Pizzolato ci racconta un po' la chiave di volta di tutto questo. Beh, è stata una gara dominata stranamente da Rosalba Console, maratoneta che non si direbbe così aggressiva sugli ritmi iniziali, invece per tre giri dei cinque del percorso di 1050 metri ha fatto da lepre, ecco, ed è ancora lì presente a soli 30 metri. Molto aggressiva, conscia di essere forte, può addirittura guadagnare qualcosa. Sta guadagnando. Vero che Florea qualcosa in un'ipotetica volata dovrebbe aver partita vinta, ma mai fare i conti senza il coraggio, la generosità di una come Rosaria, così all'anagrafe, Rosalba per tutti, Console. Sì, manca mezzo giro, quindi 550 metri circa alla fine. Io credo che Florea ha fatto giustamente un'ottima azione, molto decisa, molto energica, risolutiva per parte della corsa, ma attenzione, non è detto che fosse stata troppo aggressiva. Invece Rosalba, con questa bella azione, sta rientrando in maniera... Cosa che ha dell'incredibile. Incredibile. Per il modo di correre solito della pugliese, dell'atleta tarantina, ma anche per le sue caratteristiche, mentre dietro Valentina Costanza, che è una che viene dagli 800 dei 1500 metri, in una volata con altre potrebbe aver partita vinta. Straordinaria gara di Rosalba Console, che adesso addirittura va ad affiancarla, e questo è veramente un colpo di scena, va ad affiancare la romena e chissà. Incredibile che una maratoneta... Ecco, ma con le sue caratteristiche oltretutto la maratoneta sembra diventata tornata ad essere ragazzina quando correva distanze più brevi. Reagisce però Maddalena Florea, non sta lì, non aspetta di essere staccata, prova a metterci del suo. Ovviamente no, perché deve provarci, ma ecco, sono ancora due curve da fare, due curve a 90 gradi. Questo è un tratto un filo insidioso perché il pavimento dall'asfalto passa a essere con il porfido, poco c'entra, ma ci vuole agilità. Ecco, l'agilità qui a Rosalba ce l'ha, ma non ha il picco di velocità quando si tratti di cambiare ritmo, ma intanto brava, ci prova ancora, straordinaria tenacia. Una chiave di volta potrebbe essere nella curva successiva, d'angolo retto, eccolo qui. Mancano 150 metri all'arrivo, eccola, questa è la curva dove dovrebbe poter fare un cambio di ritmo, che credo sia in difficoltà perché invece Florea sembra stia allungando, eccola qui. Le immagini ci fanno vedere che la falcata... Ma reagisce Console! Ma complimenti, la sottovalutiamo, la eterna ragazza, mamma pugliese, brava, la stiamo sottovalutando. Sembra una seconda giovinezza per la atleta pugliese che sta per entrare in piazza, Piazza Grande, il Torresin, per la replica Florea, gara bellissima questa. Maddalena Florea che ha un finale migliore ma non molla Rosalba Console. La romena va a iscrivere il suo nome, la prima volta nelle 21 edizioni che un romeno vince in Piazza Grande. E sì che questa città ha un gemellaggio con la Romania. Vince lei, Maddalena Florea, di un passo davanti a Rosalba Console. Grande gara per tutte e due. Il terzo posto è per Valentina Costanza, il quarto per Laila Sufian, sono tutte azzurre. Quarto posto e l'abbiamo visto, e dall'alto vediamo proprio Piazza Grande in questo primo maggio un po' uggioso. Straordinario comportamento quello di Rosalba Console. Adesso ci sarà la possibilità per me di andare a sentirla. Arriva Silvia Weissteiner, la protagonista di tante edizioni in passato, meno in condizione in questa edizione e di recente, aveva rinunciato alla Stramilano, aveva dovuto rinunciare alla Maratona di Roma, che potevano essere per l'altoatesina carte da giocarsi per un'eventuale ipotesi di qualificazione olimpica. Arriva Epis, la veneziana, e arriva quindi la prima vittoria dopo alcune vittorie di atlete dell'est: Gulnara Faisulina, una russa, Irina Skliarienko, un'ucraina, Anastasia Dancinova, un'altra ucraina. Eccolo l'arrivo. Primo posto allora per Maddalena Florea, questa giovane, classe 93, romena. Il secondo posto per una meno giovane, classe 79, Rosalba Console, la signora Caimmi, la moglie di Daniele Caimmi, formidabile
maratoneta, starei per dire ex. Siamo in riva al Monticano, siamo nella Marca Trevigiana, dove si corre, correre è un piacere. Io mi muovo e comincio a camminare, lascio il compito ad Orlando Pizzolato di fare un commento su questa gara. Io ti ascolto, ma vado a sentire le signore della corsa. Beh, è una gara che non ci sarebbe aspettati, soprattutto perché essendo una corsa, una distanza corta da mezzo fondo, 5.470 metri, di certo non ci si aspettava una maratoneta a fare il ritmo. Credo che Rosalba Console abbia, non dico improvvisato, ma abbia studiato una corsa per mettere in difficoltà dapprima le proprie dirette avversarie e le specialiste della maratona, vale a dire Weissteiner, Fini, Quaglia, in modo da rompere il ritmo. Ecco, qui questi sono i ritmi iniziali e già il, credo, il passaggio del terzo giro, c'era già stata selezione. E Rosalba, ecco sì, questo è proprio il momento dopo la fine del terzo giro dove Florea fa un allungo. Si può dire che i parziali dei primi tre giri sono stati molto regolari: 3.31, 3.31 ancora il secondo giro, 3.34 il terzo e 3.15 il quarto, proprio sull'azione della, della rumena che ha spinto in maniera energica, aveva guadagnato una trentina di metri su Rosalba Console che gradatamente è rientrata. Momento quasi dell'aggancio alla volta di metà del circuito, come dicevo prima, lungo 1050 metri e il sorpasso. Sembra quasi che Florea abbia atteso il rientro di Console, forse anzi probabilmente, perché l'azione di Florea è stata eccessiva, appunto passare dai 3.31 di media giro ai 3.15 credo che sia stato un passo certamente utile a fare selezione, ma dall'altra parte anche eccessivo nel dispendio energetico, nell'accumulo di acido lattico nei muscoli. Vai. Sono con la signora della maratona che oggi ci ha sorpresi. Rosalba, io ti chiamo come ti chiamano tutti, anche se so che all'anagrafe ci sarebbe scritto Rosaria, Console, la mamma della maratona, tante cose. Ti abbiamo sottovalutato perché abbiamo detto tu con quell'andatura a un certo punto hai cambiato ritmo ed è sembrato di vedere l'azione di un ottocentista. Ma complimenti, In realtà io vengo dalle distanze, tu lo sai benissimo Franco, vengo dalle distanze più corte, 5.000, 10.000, poi ovviamente l'amore più grande rimane la maratona, però ecco, nelle distanze più corte mi diverto, vai. Quando sto bene ovviamente, oggi è una giornata di quelle sì per me. Molto sì, perché queste caratteristiche, queste gambe che girano così velocemente, a un certo punto avevi il punto di riferimento davanti, noi sappiamo che tu hai una tenacia, anzi una cocciutaggine tremenda, fa parte del tuo modo di essere. Però essere capace di tornare su una che fa le distanze più corte così, insomma, qualche annetto ce l'hai sulla carta d'identità, oltre al nome Rosaria, hai sorpreso tutti noi, anche te stessa? Ma devo dire, 2 anni li ho passati zoppicando, mi sono operata al tendine, ho avuto il mio secondo bambino e questo è il risultato. Devo ringraziare mio marito che mi sostiene. Quel santo? Quel santo, sì. Daniele Caimini abbiamo parlato. Daniele e i miei bambini splendidi, Francesca e Davide, che sono lì a baciare sicuramente la televisione in questo momento. Grazie. Per qualche secondo non vorremmo fare i tifosi, ma ci abbiamo creduto noi. Tu? Io sempre, dall'inizio. Dopo i primi 500 metri mi sono fatta largo perché ovviamente gli allenamenti hanno detto parecchio in queste settimane. Quindi... Hanno detto bene? Sì. Sì, sì, sì. Adesso la settimana prossima farò un altro test e ritorno alla distanza più lunga, alla mezza, e poi ci saranno i 10.000 che saranno nella mia casa, Castel Porziano, farò i campionati di casa tempo. Delle Fiamme Gialle, diciamo. È casa mia. Anche tua, sì. Maria non si tocca, è mia. E ci tengo. Tatuata sulla pelle più che indossata. Tatuata, sì, ci tengo, lo sottolineo. E niente, guardo avanti, sono contenta. Ringrazio oggi bello cioè, quelle cose che era un po' che non c'era modo di seguirti se non i campionati mondiali di mezza maratona, qualcosina abbiamo visto che stavi abbastanza bene e tutto il resto, ma questa è una distanza talmente breve per le tue caratteristiche che vederti andare a prendere un atleta di qualche mese più giovane di te, mi fa piacere che sorridi, sei andata a prenderla, ha preso paura, beh, è stata una bella sorpresa. Sì, anche Luciano Gigliotti ha visto qualche allenamento e mi ha spianato la strada, ha detto guarda, puoi fare bene, ti puoi divertire anche nelle distanze più corte, i piedi spingono e perché no, perché non crederci. E dove vuoi divertirti nei prossimi mesi? Ma il mio obiettivo rimane
i campionati europei di mezza maratona ad Amsterdam. Purtroppo per le Olimpiadi nella maratona non è... Se guardi il maxi schermo, che lo vedi da qua, c'è il momento in cui sei andata a prenderla e quasi quasi stavi per scappar via. Sì, non mi mollava. Vabbè, sono contenta. Sono contenta che adesso si vedono in molti sacrifici, le porte in faccia che parecchie mi sono state sbattute, però io le ho riaperte con la mia... Alla faccia di tutti? No. Io e Pizzolato, io no, ma Pizzolato qualcosa ne capisce di corsa, e abbiamo detto è andata, niente da fare, parlavamo di Florea, brava Rosa Alba, eccetera, eccetera, punto. E poi questa torna sotto la scavalca e voleva e stava per andare a vincere. Parlo sempre di Rosa Alba. Sì, sì, sì. Guarda, hai detto tutto tu bene, ci ho creduto. Mi dispiace davvero per quegli ultimi 100 metri, però mi dispiace perché non è la prima volta che faccio terzo. Anche un altro anno sono arrivata alle spalle di un'altra grande campionessa, nonché mia amica Silvia Weissteiner. Quindi, insomma... Stavamo raccontando dell'ipotesi dei campionati d'Europa, una mezza maratona lì, parlo di Amsterdam. Sì, sì, farò il 10 luglio, mi aspetta questa mezza maratona, dove punto parecchio, ci credo molto, continuerò a lavorare molto sui 10, sui 5 chilometri per velocizzarmi, perché comunque la tenuta quella ce n'ho, di maratone ne ho parecchie nelle gambe, quindi devo lavorare soprattutto sul lavoro muscolare che purtroppo ho perso parecchio e sulla velocità tra virgolette. Tante, tante e ancora tante cose. Grazie, in bocca al lupo. Maddalena Florea, in which language could we speak? Ah, ok, in English or in Romanian? I speak in Italian. Ok, allora sono due lingue latine, diciamo che la Romania è spesso protagonista do terzo, ma non aveva ancora mai vinto. Maddalena Florea ha inseguito Rosalba Console per un po', poi le è andata via, pensava di avere già vinto e invece se l'è trovata addosso. Da dove arriva questa? Ho venuto a pensare in spate și te-ai speriat când tu ai crezut că ai învins când ai rupt acolo și după aceea când ai văzut în spate te-ai speriat puțin. Questo romeno, adesso lo sentiamo anche da lei. În primul rând mă bucur pentru primirea caldă care am avut-o aici. Mulțumesc organizatorilor, tuturor oamenilor care m-au susținut și care au fost aici. Sono molto contenta per essere qua, per ospite, sono stato tutti molto gentili. La prima volta quando vengo qua sono molto contenta. Perdonami, faccio a te la domanda. Tu sei di? Romania. Bucurest? No, vicino. Vicino a Bucurest? Bucarest che è la capitale. E l'italiano dove l'hai imparato? Sono stato per un po' qui in Italia, così. E dove? Roma, Milano. Va bene. Quest'anno cosa vuol fare? Dove vuole arrivare? Maddalena Florea. Lei il 6 di giugno fa la corsa Coppa dell'Europa, 10.000 metri in pista. E dopo vediamo come va, speriamo di arrivare a Giochi Olimpici a Rio. Quale distanza? 10.000? 10.000, sì. Questo è il nostro obiettivo. Qui c'è presente Gabriella Sabò, Bistrizza, la sua località, Transilvania. Lei conosce ovviamente di fama, è stata un'atleta straordinaria, Gabriella Sabò. Vi siete già incontrati? Cosa le ha detto dopo questa vittoria? Ha fatto auguri. Lei è stata forte, anche un motivo, una motivazione in più per lei, che Gabriella Sabo è venuto qua, perché siamo tutti insieme, siamo venuti qua insieme e anche che lavoriamo tutti insieme. La fai salutare in romeno il pubblico italiano? In romeno è la sua lingua, che del resto sono lingue latine, qualcosa di simile c'è. Mulțumim pentru tot, vă salutăm pe această cale și sperăm să ne vedem și la anul. Mulțumim! Tutto qua, una parola in più. I'm very happy. Che è romeno. I'm very happy is a Romanian Latin language. Sono felicita. È super eccitata, credo di aver capito, per la felicità di questa vittoria. Ancora Orlando Pizzolato, non manca molto alla gara maschile, complimenti. Comunque, per tornare alla corsa femminile, o per finire la parte della corsa femminile, sul piano tecnico posso dire di essere veramente stato impressionato dalle
caratteristiche muscolari, direi, di Rosalba Console, perché notando le maratonete che stavano dietro si vedeva che avevano uno stile da maratoneta, invece lei ha cambiato un qualcosa, ha ritrovato quello che si dice in gergo i piedi, spingeva, magari non a confronto simile a quello della rumena Florea che ha vinto, forse proprio per la mancanza anche di agilità nel passo e un po' di forza, ma Rosalba è stata brava, brava a interpretare correttamente la corsa, a essere aggressiva, a non aver lasciato perdere quando si era staccata anche a livello psicologico, a tornare sotto e provarci. Poi gli ultimi 100 metri, la volata non è solo una questione di testa, per lei è stata una questione muscolare, gli mancava quella freschezza che hanno le ragazze come Florea, 14 anni in meno, si notano proprio qui. Eccoci qua, siamo a Oderzo. Questa è Oderzo. Andiamo con questa Carolina, torniamo indietro come all'inizio di trasmissione, non so se ci sia anche la base musicale che sa raccontare meglio di Bragagna quello che stiamo per vedere. Ricordo la telecronaca di chi vi parla, Franco Bragagna con Orlando Pizzolato, è la 21esima edizione della Oderzo Città Archeologica. Oderzo Città Paleolitica, Antica Opitergium, e dopo vedremo anche immagini di scavi. Siamo in riva al Monticano, marca trevigiana, zona dove dicevo qui si corre con molto piacere. Domenica prossima ci sarà la seconda edizione della Treviso in Rosa, già chiuse le iscrizioni, forse qualcuno... spazio per qualcuno, qualcuna, perché sono femminile, c'è ancora 5-10 km, sono 4.000 donne. Questa mattinata c'è stata la Gladiatorium Race, la corsa vestiti da gladiatori su 11 km e 97 metri ed è la prima delle tre prove della 42 e 195 di marca, perché poi si sommerà con la 27esima Corri Treviso a fine giugno, 24 giugno, una 10 km, la mezza di Treviso che sarà a Treviso 21 km 97 metri e mezzo il 9 di ottobre. Questi sono i Gladiatorium Race nella mattinata che è stata caratterizzata dalla pioggia, un primo maggio uggioso come si raccontava. Questa è una zona dove si corre parecchio. Questa gara faceva parte fino a due anni fa del circuito Grand Prix Strade d'Italia. Ci sono state gare giovanili, tante, prima di questa, ed anche la Gladiatorium Race di cui vediamo, ed anche la gara per gli atleti con disabilità. Chi vestito, chi non vestito, questo era l'invito dell'organizzazione, del comitato organizzatore. Il tempo da riprendere con il transponder, con il sistema TDS, con un certo numero di partecipanti. Raccontavo che questa è stata una prova del Grand Prix Strade d'Italia dove si andava grosso modo in tutto il nord-est, dal Trentino, alcune gare ci sono ancora, non c'è più quel circuito. Tra poco ci sarà la gara principale con Daniele Meucci e Stefano La Rosa, i due maratoneti già selezionati per la maratona dei Giochi Olimpici. Tanto si stanno snocciolando, lo sta facendo Paolo Mutton, che prima avevamo anche intravisto nell'intervista con Rosalba Console. Raccontavamo che ospite c'è Gabriella Sabò, l'atleta della Romania, è stata ministro dello sport, è stata oro olimpico nel 2000 a Sydney. Ringrazio per chi qui produce, con la collaborazione di Francesco Ebner, alla regia c'è Dario Barone. E questa è questa cittadina che ha dato anche i natali a qualche calciatore di livello, viene in mente Faloppa, ancor più in mente viene Gianfranco Zigoni, detto Zigo. Juventus e Roma, in particolare il figlio gioca nella SPAL e si sta ben comportando attualmente. Si è cresciuti all'ombra di Opitergium, come un tempo si era deciso di chiamare questa. Ecco il tracciato. E si parte da Piazza Grande, il Torresin, la piccola torre, circuito cittadino. L'anno scorso per la 20esima edizione ci fu una volta della diretta televisiva sempre da questa stessa piazza, Piazza Grande. Un percorso che in questi 1050 metri?
piatto, scorrevole, non scorrevolissimo perché non è neanche piattissimo, vale a dire dopo selciato, questa non curva, regolarissimo. Dopo questa curva, eccola qui, c'è un filo di salita per passare sotto la porta, ecco, proprio in questo tratto, non si può parlare di salita. Diciamo che è un leggero dislivello, come qui arrivare in piazza. Sì. 1050 metri, da ripetere 9 volte per la distanza maschile, che diventano 9800 metri. Io penso, mancando gli africani, la gara è morbida, perché gli africani sono ruvidi, nel senso che di solito sono aggressivi per fare selezione, impostano un'andatura. Quindi Rosalba Console ha fatto l'africana. Ma un po' africana l'ha fatta, ma ha fatto bene, perché ogni tanto i maratoneti devono cercare di trasformarsi per recuperare caratteristiche muscolari particolari. Giovanni Gualdi, reduce da maratone recenti, Francesco Bona, Andrea Lia, Marcus Ploner, Marius Ionescu. Appena avremo la partenza, mi rivolgo anche alla regia, avremo la possibilità di un paio di interviste, torneremo indietro anche con il terzo maratoneta, qui c'è Marcus Ploner che è un altoatesino. Protagonista tante volte è stata di questa gara, soprattutto Silvia Weissteiner, era in ripresa di condizione, non a sufficienza per tenere il passo di una scatenata Rosalba Console. Manca ancora qualcosa alla partenza, da allora io tornerei indietro e ringrazio per questo la regia. Ruggero Pertile, che è reduce dall'aver vinto in una settimana difficile per lui perché gli era morto papà, la maratona Sant'Antonio, Padova. Sarà la motivazione, la spinta verso Rio e cercherò di dare del mio meglio, magari mettendo quella ciliegina, ma non diciamo niente. Non è stato facile però avvicinarsi gli ultimi giorni. Il pensiero andava da altre parti magari? Il pensiero era andato ormai gli ultimi giorni, non vedevo l'ora di correre perché anche la preparazione era andata un po' lunga e perché dovevo correre prima, queste vicende che ci hanno portato via tante energie, ho dovuto cambiare la preparazione, questo non è stata una cosa da poco, cambiare la preparazione in corso. Però adesso da qui in poi, da qui a Rio è già tutto impostato, quindi farò la stessa pianificazione dell'anno scorso cercando di arrivare al meglio. Tutto pronto, o quasi. Eccolo, arriva il protagonista annunciato. Tanto Daniele Meucci che Stefano La Rosa faranno i giochi olimpici, il terzo è proprio Ruggero Pertile che viene dal quarto posto ai campionati del mondo di Pechino in maratona, è stato il migliore degli azzurri in assoluto, il secondo migliore degli azzurri in quell'occasione è stato proprio Daniele Meucci, non solo in maratona ma anche proprio tra tutte le specialità, e con lui anche quel Gianmarco Tamberi che nel frattempo ne ha fatta di strada e soprattutto ne ha fatta di quota, viene da una polemica recente con cui ha commentato il rientro che è di due giorni fa dalla squalifica di 3 anni e 9 mesi per doping di Alex Schwarzer. Polemica un po' sgraziata come contenuti, condivisibile, o meglio nel modo, in parte condivisibile nei contenuti. Tanta attenzione, ha voluto dire lui, per questo ragazzo che prima deve finire la sua squalifica, un'eccessiva attenzione anche con un sistema mediatico a suo supporto, e invece chi per tutti i giorni fa o ha fatto il suo dovere. Ma tra l'altro si è appoggiato in questa polemica Gianmarco Tamberi, come ripeto, contenuti condivisibili, un po' pesante, gamba tesa nei modi. Valeria Straneo a sua volta si è associata magari con termini non così ruvidi, però condivisibile nei toni. Cioè, questo a tutti gli onori della cronaca, in sostanza, che viene da quasi 4 anni di squalifica. È vero che è stato ammesso la colpa, ma dopo che l'hanno preso, e chi invece ha fatto il bravo per tutto questo tempo, nessuna attenzione, anzi per tutta la vicenda, alla fine risultata almeno per ora bolla di sapone dei presunti elusi controlli, quelli sono stati sbattuti in prima pagina come fossero dei mostri, e questo no, ecco, sostanzialmente è questo. Ci sarà un clima la prossima settimana, 7-8 maggio, con i campionati del mondo a squadre di marcia, con il rientro nella 50 km di domenica di Alex Schwarzer, è abbastanza ostile nei confronti dell'azzurro, oro olimpico in maratona, dicevo, di Gianmarco Tamberi.
su quella polemica si è inserita anche Valeria Straneo con modi più urbani, ecco, i modi tutto sommato possono essere considerati censurabili, il contenuto io faccio fatica a dire censurabile. Dico, si è inserito in un'intervista che Tutto Sport, Andrea Schiavoni in particolare, ha fatto con Jared Talent, vice campione olimpico ai giochi olimpici di Pechino, quindi dietro ad Alex Schwarzer, quando fino a prova contraria Alex non era dopato, 50 km. Campione olimpico invece 4 anni dopo, ma perché? Perché hanno squalificato Sergei Kiryapkin, russo, che è stato trovato positivo al controllo antidoping e quindi squalificato, ma dice Jared Talent, è una vergogna che possa tornare senza quasi nessuno sconto, così dice lui, Jared Talent. Vergogna, è stato vergogna d'Italia, è stato il titolo, e su quel titolo si è agganciato per la sua polemica Gianmarco Tamberi. Polemica ruvida, se vogliamo, non elegantissima, ma nei contenuti condivisibili. Vanno, ecco il vincitore dell'anno passato, Yassin Rashik, che oggi è impegnato in gara per la sua società, la 100 Tori Pavia. El Masuri, un altro atleta di origine marocchina, italiano. Sergei Lebit, Meucci vinse nel 2011. Stefano La Rosa ha vinto qui la sua prima maratona l'anno passato, la maratona di Treviso, che da quest'anno ha avuto partenza e arriva a Conegliano, che è a poca distanza da Oderzo. Oderzo, città archeologica, perché questa è una città archeologica. E parleremo dell'antico Pitergium. Un inizio, come sempre accade al maschile, un po' più controllato, anche perché la distanza è praticamente doppia. Sì, non è solo a distanza doppia, perché questi ragazzi sono ben preparati, però c'è più tatticismo, c'è tempo, come si diceva, come si può presumere, sul fatto di aumentare il ritmo, non c'è un favorito proprio netto su tutti, anche se io metto torna La Rosa. Torna intanto il giovane promettente Andrea Sanguinetti, a forza di dire giovane promettente il forlivese, sono passati gli anni, è un ragazzo del 1992, adesso è cresciuto nell'Edera Forlì, adesso delle Fiamme Oro di Padova. Il problema per lui è che ha avuto un sacco di problemi fisici. Meucci intanto con Vasil Matviciuk, l'ucraino d'Italia. Beh, un bel giovane Pietro Riva. Anche lui è proprio campione d'Europa Juniores. Sono molto, come dire, curioso vederlo correre oggi, ma non perché mi aspetti una Cunese prestazione di chissà quale portata, ma comunque è un ragazzo in grado di dire un po' la sua, di fare molta esperienza che già comunque ha evidenziato in altre competizioni, e si trova in un campo di partenti e di competenti, di avversari molto forti. Ecco lì anche maratoneti, anche qui, che sono un po'... Bella l'immagine sopra Piazza Grande. Sono un po' ibridi nella, diciamo, nella prestazione da conseguire oggi. Matviciuk sulla destra del teleschermo che fa l'andatura, Meucci a controllare, insomma direi che i primi, ecco, tra un 3.14 su 1050 metri vuol dire un 3.5, 3.6 a chilometro, lento, abbastanza piano. Possono fare 42 chilometri così, sì, anzi, qualcuno, anzi, non tutti, sarebbe 3.11 a chilometro, sì, sì. 2 ore 11 in maratona, quindi diciamo che è una corsa ad impegno sui 1000 medio. Però non sui 1050, dai. Sì, vabbè. Mi aspetto che la gara si possa risvegliare, vivacizzare verso almeno il terzo, quarto chilometro. Intanto do l'indicazione della vittoria al femminile, ha vinto Maddalena Florea, Romania, 17.48, poi Rosaria Console, dico Rosaria perché leggo l'ordine d'arrivo e lì c'è il nome ufficiale dell'atleta per tutti, Rosalba, Fiamme Gialle, atleta tarantina, Crispiano, 17.50, quindi ha perso per un paio di secondi. Valentina Costanza, biellese dell'esercito, 17.56, la reatina dell'esercito, Laila Sufiana, 18 minuti, Barbara Bressi della Self Montanari Gruzza, 18.05, sesta, l'italo marocchina, anche lei vive in Piemonte, a Biella, Nadia Giappini, anche lei più un paio di volte mamma, esercito. Settima Emma Quaglia, la dottoressa, perché laureata in medicina, tra l'altro esercita, del CUS Genova, genovese. È ottava Silvia Weissteiner, l'altoatesina di Vipiteno, quantomeno di vicino Vipiteno, Racines della Forestale. Luzie Marshanova di Pardubice, della Viesda Pardubice, squadra della Cecchia. Poi Martina Merlo, aeronautica. Poi Laura Biaggetti, Giovanna Epis, Alice Cocco, Deborah Tognolo e Teresa Montrone. Questo per le prime 15. Sì, adesso l'andatura si è un po' vivacizzata, stanno correndo sul passo di 3 minuti al chilometro,
che è un'andatura diciamo tutto sommato normale per questi, questi atleti. Direi che possono andare più svelti, fermo restando che una corsa su strada non è così scorrevole il percorso, specialmente per le curve come questa qui a 90 gradi e anche la prossima. E come dicevo prima, qualche ondulazione e il fondo in porfido del centro storico. Qui l'azione è un po' più, si nota che è un po' più energica da parte di Vasily Matvichuk e gli altri lasciano stare. Direi che diventerà aggressiva nella seconda parte, si potrebbe dire un negative split perché dovrebbero andare più veloci, ma è un termine che si utilizza nelle gare di resistenza. E poi in una corsa su strada il cronometro conta niente, conta poco, giusto per riferimento, ma conta anche invece... se qui c'è un bel riferimento perché praticamente da 21 edizioni il tracciato è sempre quello, sì. Quindi un paragone puoi farlo. Certo, è una valutazione sulla gara stessa, non in senso assoluto, perché è difficile poter correre forte su strada quanto sulla pista. E qui siamo un po' più dietro, una gara con buon numero di partecipanti questa. Meucci esercito, la maglia azzurrina. Meucci che viene dall'aver risolto, qualcuno dice sì, ma che pro, con qualche nottata facendo fatica ad addormentarsi, ha risolto i problemi per quei presunti elusi controlli con tanti altri nomi di primo piano. Parlavamo dello stesso Ruggero Pertile dell'Atletica Italiana, presunti elusi controlli, poi ci si è accorti che era il sistema che presentava diverse falle, il sistema più ancora che la volontà di eluderli i controlli degli atleti. Viene avanti Marco Nascibè-Salami, che questo mantovano, che è stato alla Maratona di Roma protagonista perché per un po' ha fatto la lepre della prova femminile. Francesco Bona lì fra i primi. Sì, ecco, l'azione giusta di Salami deve essere energica e la si nota tutta nell'ampiezza della spinta che sta mettendo in questo momento, dove il gruppo si è allungato molto, si sta sgretolando proprio perché il passo probabilmente passa dai 3 minuti circa a chilometro ai 2,55, forse anche qualcosa di meno. Si nota il passo, la velocità con cui affrontano queste quando escono da queste curve. Ed è, ecco, la prestazione può essere cronologicamente intorno ai 29 minuti. Si mette adesso davanti Meucci, direi che va alla ricerca di una prestazione di efficienza, come notavi tu prima, con 2,58, ma secondo me è solo un parziale all'interno del giro, ma l'andatura è più veloce in questo caso qui. Meucci ha la necessità di trovare efficienza fisica. È il campione d'Europa di maratona, ha vinto a Zurigo nel 2014. Con un bel ottavo posto ai mondiali l'anno scorso. Sì, che poteva essere anche meglio, proprio perché le indicazioni furono a Pechino di un giro in meno, di un giro in più rispetto a quello che in realtà fu una cosa. E poi perché si fermò anche per un certo periodo, una quarantina di secondi, e lì il treno dei primi se ne andò. La vittoria di Girmay Gebrselassie, quasi omonimo di Haile Gebrselassie, oltretutto nemmeno connazionale. Uno, Gebrselassie, Haile, etiope, e questo invece di Eritreo. Qui curva piuttosto secca, che si riprende molto bene dall'alto. C'è stata in precedenza la gara per gli atleti con disabilità, qui è un classico in molti, poi perché Alvise De Vidi è di questi posti ed è stato considerato per il secolo scorso l'atleta italiano in assoluto più bravo della storia. E ha vinto Roland Ruep, che è un altoatesino del gruppo sportivo disabili Alto Asia. Roland Ruep fa venire in mente che è stato campione paralimpico, fa venire in mente che è stato portabandiera a Torino 2006 e fa venire in mente che da poche settimane se n'è andato in maniera tragica, è morto annegato. Paul Oberhofer, che è stato per tanti anni anche nell'atletica, un grande atleta, tra l'altro padre di una ragazza che tuttora è fra le atlete del biathlon in campo internazionale. Ha battuto Robert Kaufmann e Gabrielle Pellizzer. La prima delle donne, Jelica Zuljevic, una croata, la seconda Valeria Corazzin. Il trofeo Mobilificio Vittoria, da sempre c'è questa attenzione anche per gli atleti con disabilità, anche per la presenza, dicevo, di Alvise De Vidi. Meucci mette giù un ritmo impegnativo per gli altri. Lo si nota, l'azione è diventata più energica, la respirazione anche rispetto a 3.04 questo parziale rispetto al 3.12 precedente, al 3.14. Sui 1.050 ancora. Ricordiamo. 1.050. Perché esatto. Qualcuno può immaginare che sia un chilometro e dice vabbè 3 minuti a chilometro, no, ci sono anche 50 metri in più. Sì, un'aggressività anche questa intensa. Non da Meucci, come non lo sembrava essere quella di Daros Alba Consone nella gara femminile. Ma sì, conoscendo Magnani, il suo allenatore, credo che facci vedere a noi, però devi avere dillo a te stesso magari di una
prova di energica, ecco, per a volte rompere questi meccanismi che tu citavi prima, anche psicologici, dell'avere la pressione. Vieni fuori da quella pressione che ti ha accompagnato l'avvicinamento a quella assoluzione sportiva. Avevamo visto prima la Gladiatorum Race, con la vittoria che al femminile è stata per Paola Dalmas della Libertas Porcia. Porcia è un piccolo centro vicino a Pordenone, tra l'altro in cronaca, c'è entrato in cronaca sindacale per via della sede dell'Electrolux, l'antica Zanussi, su Manuela Moro, Atletica Vittorio Veneto, e Mariana Bedini, che è della squadra che qui organizza la nuova Atletica Tre Comuni, che sono Salgareda, Ponte di Piave e Oderzo, i Tre Comuni. Al maschile la vittoria di Andrea Frezza dell'Atletica San Rocco davanti a Eddie Nani, stessa società Atletica San Rocco, e a Luca Mattighello della Playlife Sports Runners. Meucci, La Rosa, Salami e Matvichuk, tre italiani e un ucraino. Beh, io credo che La Rosa stia lasciando fare un po' l'azione di Meucci, che è stata intensa, lo controlla da maratoneta, evitando di fare cambi di ritmo, accelerazioni, sperando poi di poter rientrare un po' quello che abbiamo visto con Rosalba Console nella gara femminile. Bel La Rosa, Meucci, lo si vede, certo, molto bello, serio, quasi un po' corrucciato. Questa gara deve restituirgli il sorriso. Io credo che qui abbia ancora una mezza marcia da inserire per quanto riguarda l'accelerazione, il passo. Se stanno correndo a 2,56 mediamente, io credo che un 2,53-52 possa ancora fare. Quindi, idealmente. Poi ha un po' di gas nella manetta. Ricordo un po' di gare giovanili, qui è una delle prove del Grand Prix giovani tra Trentino con la prova di Tonadico di Primiero, Friuli con la prova di Pordenone, poi forse un'altra, forse Sacile, comunque zone di confine nel pordenonese, e poi in tutto il Veneto queste gare giovanili. L'esordiente C, Asia Ibrahimi del gruppo sportivo Astra a vincere. Esordienti maschi C, Antonio Merotto dell'Atletica Aviano, provincia di Pordenone. Continua intanto l'azione di Meucci con Salami, il mantovano, papà marocchino, cresciuto all'ombra della Libertas Mantova. Sì, sì, Daniele, credo, interpreto che voglia mettere un centinaio di metri, ma se fossero già 50 e passa gli darebbe tranquillità. La Rosa è uno che ha un bel finale, non che Meucci sia fermo. Marco Najibè Salami è uno che viene dai 1500 metri e per forza di cose il buon finale dovrebbe averlo. Intanto fra gli esordienti B ha vinto Sebastiano Di Tos dell'Atletica Jesolo Turismo. Tra le esordienti B la vittoria invece è andata a Elisa Kalant Schmalbach, che è dell'Atletica San Biagio. Esordienti A al femminile, Giada Biancato, Atletica Aviano. Se l'azione si nota è ancora buona, intensa, ben concentrato, non si preoccupa più di tanto di dietro, invece ha mollato un po' Matvichuk, ma perché non è la sua andatura, i 2,55 km. Non li ha attualmente. Attualmente no, non è il passo che può avere, invece Salami, Meucci e La Rosa sì. Sono al meglio in questo momento, quantomeno se sono un momento alto di carriera, puntano ai giochi olimpici. Diciamo che ha guadagnato forse un paio di secondi in questo giro Meucci, pur percorrendo il giro ancora in 3.05-3.04 il precedente, però mentre stanno un po' calando, sta un po' calando il passo di La Rosa, della coppia che segue La Rosa e Salami. Altri risultati: Mohamed Chakir dell'Atletica Valdobbiadene GSA, gli anni sono 2005-2006, ha vinto fra gli esordienti A, fra le ragazze ha vinto Camilla Comina del gruppo sportivo Quantin, su Silvia Bernardi e Alice Bitz. 2003-2004 anche per categoria ragazzi, Michele Stefanel, nuova Atletica Tre Comuni, che qui organizza il presidente Guglielmo Marcuzzo. Alicia Kirra, Atletica Valdobbiadene secondo, e poi Luca Pompanin Di Mai dell'Atletica Ponzano Veneto, Gagno, società del Trevigiano. Giada Michielin, sorella d'arte, Atletica Ponzano a vincere tra le cadette 2001-2002. Maura Piazza della nuova Atletica Città di Schio, su Chiara Pizzolato, nuova Atletica Città di Schio. Palese caso di omonimia con il qui presente. Sull'omonimia? No, insomma, no. Vabbè, la ritroveremo altrove. Paolo Molmenti, questo anche un caso di omonimia, lui è della nuova polisportiva Libertas Sacile nel Pordenonese, stesso cognome del campione olimpico della canoa slalom, su Filippo Zaramella, Santa Lucia di Piave, nuova Atletica Tre Comuni per Niccolò Bedini. Gli allievi e le allieve, 99-2000, Yasmin Sharaf, Due Torri Sporting Noale, a vincere fra gli allievi, su Lisa Maria Aukenthaler.
Sportverein Vipiteno, stessa società d'origine di Silvia Weissteiner, poi Chiara De Bono del Quantin. Simone Masetto primo, secondo Leonardo Giovanni Pin, sono tutti e due dell'Atletica San Giacomo Banca Marca, e poi un cieco, Michal Žužek, che è arrivato al terzo posto. Ecco, da questa inquadratura si vede che la rosa si sta muovendo, sì, ha preso questi 5 metri di vantaggio su Salami, ma si è avvicinato a Daniele Meucci. Sarebbe bello, non per Meucci magari, un bel finale fra i due. Me ne viene in mente uno sui 5.000 metri in un campionato italiano a Cagliari, dove è finito al photo finish per questione di millesimi, non di millimetri, quindi fra uno e l'altro. Sono 30 metri, 30 metri non è certo la distanza che risolve la gara a favore di Meucci, e non è certo una corsa persa per causa di La Rosa. Ecco, il giro è 3.11, allora c'è stato questo rallentamento, quei 6-7 secondi. Che magari vuol dire un po' meno concentrazione, non necessariamente un cedimento. Ecco, 2 secondi non sono 30 Bona metri. Sta venendo su, e è venuto su anche Prodius, questo ragazzo con il numero 14, Roman Prodius, che è un moldovo. Quindi stessa parlata romena, come avevamo sentito alla vincitrice della gara femminile, Maddalena Florea. Oggi a Palmanova, non lontano da qui, siamo vicino a Udine, gara classica di rientro in pista, e Marcel Jacobs, l'italo-americano, bresciano d'origine, gardesano, ha corso i 100 metri 10.42, un saltatore in lungo di grande potenziale, tant'è che il ragazzo delle Fiamme Oro di Padova, che ha fatto più di 8 metri e salvo poi infortuni al coperto. E sui 100 metri questa gara a Pavia, al classico Dalla Valle organizzato dalla 100 Torri, Roberto Bertolini ha avvicinato nel giavellotto gli 80 metri, 78 metri 86, col passo medio 2.57, con alcune varianti, possono essere di 2.52-51 nel tratto un po' dopo l'arrivo, il transito dove c'è un po' di discesa. E invece tanto Salami si fa vedere, sì, però un po', ecco, questa è un'inquadratura che un po' ci penalizza La Rosa, che invece mi sembrava fosse un po' più avanti rispetto a Salami prima, e credo che l'andatura di Daniele sia un appesantita, abbia preso un attimo fiato, perché l'accelerazione di 2.53-52 si sentono a livello muscolare su percorsi non così scorrevoli, dove a volte la curva, il falso piano poi appesantiscono. La Rosa invece sta rientrando, eccolo qua, si nota, secondo me sono una decina di metri, ora il distacco forse 15, e credo che andrà ad agganciare Meucci nel giro di forse... Ha il vantaggio di vederlo lì davanti, è un bel punto di riferimento, può anche tornarci su progressione, e se ci fosse quella volata non sarebbe male. Sono due dei 3 atleti italiani in maratona ai giochi olimpici, il terzo Ruggero Pertile. Più avanti magari la potremo rispolverare un'intervista con il selezionatore in assoluto, il direttore tecnico, anche se poi bisogna passare attraverso il CONI per tutto ciò, che ha fatto un ragionamento anche su Catherine Bertone. Catherine Bertone è una dottoressa medico, l'età è 43, si va verso i 44, e ha ottenuto un eccellente 2.30.19 la maratona di Rotterdam, che potrebbe anche farla tenere in considerazione per ragionamenti olimpici. Forse in realtà probabilmente andrà agli europei per la mezza maratona Amsterdam, saremo ai primi di luglio, dove, lo annunciava prima, ci sarà con propositi fieri Rosalba Consola. Ecco, è importante che alla fine di questo questo sesto giro La Rosa entri in contatto, proprio riesca a raggiungere Meucci. Ecco, altrimenti sul piano psicologico subentra anche un attimo di sconforto sul fatto di non riuscire, lo prendo e il supplizio di Tantalo, non lo prendo più, rischia di non prenderlo più, proprio perché poi anche Meucci non si fa prendere. È un equilibrio precario per entrambi, perché carabiniere contro un soldato, diciamo, esercito per il pisano, sono tutti e due toscani. Pisano, lui, cresciuto nella polisportiva Corso Italia, allenato da Massimo Magnani, che è anche, come si diceva, il direttore tecnico organizzativo della nazionale, anche allenatore di Ruggero Pertile. Un parziale di 2.53 che non darebbe 28 al chilometro, però. E 12, 2.53 sarebbe 28.50 come proiezione finale, però è una
media il passo che sta tenendo e la proiezione è un po' più alta di quel 28-12. Io credo che tra i due resterà così, per quello che riesco a interpretare. Ha riguadagnato qualcosa sul piano. Lui è Grossetano, parlavamo di questo, di questa lotta fra comuni che si sente come in Toscana. Il terzo è Mantovano, dicevo che il secondo è Grossetano, sempre allenato da Panozzo. Meucci sbuffa, quando sbuffa vuol dire che sta facendo fatica, ma è normale che ci stia deve mettendo dentro. Deve riprendere confidenza energia, anche con se stesso. Perché adesso vedi che i 10 2,57. Metri che dicevo prima, questo parziale qua vicino sono diventati 20 e anche 30, allora ha ripreso, si vede, ha ripreso il passo Meucci, che forse quei 3,4, 3,5 parziale a giro è diventato 3,11 e era necessario prendere fiato. E invece adesso credo che se non sarà un 3,5 come prima nei giri precedenti sarà un 3,7, 3,08, quindi a indicare che l'azione è ripresa a essere energica. Rilassa un po' le braccia per mollare un po' le tensioni sopra, sguardo concentrato, e Meucci invece, scusami, la Rosa si sta capendo che la gara gli sfugge, sta andando via Meucci, perché Meucci non è inesperto, anzi è un ragazzo che si conosce bene, proprio per quello ha fatto un giro più lento, per ingegnere, dire ingegnere, studi di robotica, figuriamoci. Sì, allora raccontavo, stavo facendo un piccolo notiziario, tra le informazioni ieri a Claremont in America lì si allena Gloria Hooper, che è veronese di origine ghanese, i genitori più che altro, che lei è nata e cresciuta da sempre nel veronese. 11.34 ottenuto, con più 1.6 di vento alle spalle, è il suo primato ed è diventa la quinta italiana di sempre fra le centiste azzurre, l'atleta della Forestale che là in Florida si allena. Ecco, questo è un filo di salita, non si può dire salita, ma è un falso piano. Continua su questo passo. Chi sarà la moglie questa? È stato seguito a lungo da Denise Cavallini, perché è vero che il suo allenatore Massimo Magnani, direttore tecnico organizzativo, che quindi ha anche altre cose di cui occuparsi. Ed allora Denise Cavallini, ma adesso potrebbe essere proprio la moglie che lo segue. Moglie, compagna, come si suol dire, more uxorio. Salami in terza posizione, potrebbe aver sollevato bandiera bianca, poi c'è il 3,09, ecco, sì. Prodius quarto. Leggero acceleramento, leggera accelerazione rispetto al giro precedente, però non quanto veloce come nel quarto e quinto giro, ma è normale, voglio dire. Si corre anche a sensazione. Paio di giri alla fine, qualcosa meno. E si vede che i distacchi si sono appesantiti e raddoppiati. 4 secondi non è risolutiva, ma per quella che è la dinamica dell'azione meccanica di corsa, così arriveranno. Sembra ormai decisamente lotta 2, perché Marco Najibeh Salami ha alzato bandiera bianca. Non è questo il punto migliore dove girarsi, voltarsi per vedere chi ci sia dietro o se ci sia qualcuno dietro, ma lo fa Daniele Meucci ed è sintomo ancora di un pizzico di insicurezza. Cosa migliore è approfittare della curva magari a 90 gradi per dare un'occhiata furtiva dietro. Però l'azione è buona per entrambi, considerandoli maratoneti e che quindi mancano di velocità, un po' come diceva Rosalba Consoli prima, ogni tanto hanno bisogno di fare qualche accelerazione, velocità di base, che è un po' questa andatura che tengono. Tu non devi toglierti da questo discorso, un po' maratoneta sei stato. Tra l'altro in piazza ci sono tutti e quattro i vincitori della maratona maschili, della maratona di New York, Orlando Pizzolato, uno e Bino, nel senso che due ne ha vinte. C'è Gianni Poli e c'è anche Giacomo Leone. Giacomo Leone rappresenta la federazione, tra l'altro con Sergio Baldo, che è di zona, sono tutti e due consiglieri federali. E ci sono anche onori di casa verso Gabriela Sabò, la formidabile 1500ista, 5000ista romena, ve la ricordate? Piccolina, minuta, biondissima, con quel passo molto breve che lontanamente ricorda quello di Rosalba Consoli. Sì, sì. Peccato che i risultati di Rosalba non siano quelli. I passi sono diversi, ma la meccanica era un po' quella, frequenza e tanta frequenza. È impossibile starle dietro in quegli anni. Si portò a tante vittorie, campionati del mondo, titolo mondiale ed un formidabile oro olimpico. Gloria della sua cittadina, Bistrizza, dove Gloria Bistrizza è anche il nome della squadra di calcio, anche di buon livello internazionale. Questi 4, 5, 6, 3 secondi, strabuzza gli occhi. Ecco, vedete, rimane. Sono 3. Forse un secondo l'ha guadagnato, forse della Rosa l'ha guadagnato. Sì, sì, la Rosa. L'ha recuperato il secondo.
che potrebbe anche essere che... Però per gli arrivi lì e questo accelera. Però tu dici che, o anzi si dice che la rosa è anche veloce, potrebbe farsi un'accelerazione consistente. Sbuffa ancora Meucci, che gli manca un giro, però la rosa deve morire, si dice in gergo, morire vuol dire dare tutto. Sì, deve veramente mettersi ventre a terra, andarlo a prendere. Non che Meucci non dia tutto, darà altrettanto, ma sentirsi dietro un maratoneta, sì, ma veloce, perché è campione italiano di cross, e nei cross ci vuole forza e ci vuole capacità organica, però dai, qui dorme, potrebbe ancora rilassarsi. Un 3-11 è ancora di una buona meccanica, sì, di corsa. No, è una buona meccanica. L'impressione che manchi ancora un po' di brillantezza a Daniele Meucci, come non sono 4 generale. Secondi come sia, questi sono 5-6 abbondanti di secondi. Adesso approfitta per guardare dietro, per vedere se il margine in confronto a quell'altro Maldido toscano sia ancora quello. Maldido, perché quando si corre questo è, ma è ancora lì. Ma è ancora lì, ma non si stacca mai. Si è staccato, ma non in maniera definitiva. Un parziale chilometro di 2,55. Sì, è andato, sono i 5 secondi abbondanti, forse si gira, ma credo che senta anche dentro i suoi muscoli, le gambe, che può dare, vedi che sono più non di arriva. 4 secondi. Eccolo qua, adesso sono di più di 4 secondi. Diciamo che è più abile la rosa a prendere la traiettoria sulla destra per fare qualche metro in meno, ma insomma stiamo facendo dei conti. Guarda che azione che c'è qui è spinta. Qui è bene. Qui è un'azione ancora che riservava energie per l'eventuale volata, ma se questo è il distacco, sono diventati 50 metri abbondanti, quindi non sono neanche più 5 secondi, ma sono 7-8, forse potremmo arrivare quasi una decina di secondi di distacco finale, perché poi la rosa cosa fa? Mi controllo e ormai la vittoria è persa. Insomma, un bel Daniele Meucci, certo. Lo stiamo vedendo, buona anche la prova di Stefano La Rosa, non hanno aspettato se non il breve volgere di un giro e mezzo. Daniele Meucci ha attaccato, ha preso, se n'è andato, ha fatto selezione, hanno retto inizialmente solo Vasil Matvičuk, che poi è scivolato indietro, Marco Najib El Salami e Stefano La Rosa. La Rosa è rimasto a lungo molto vicino all'aggancio, che adesso sembra essere quasi definitivamente sfuggito. Questo è il penultimo rettilineo, possono essere un 400 metri alla fine. Complimenti anche a chi fa le acrobazie in moto per tenere dietro, davanti o a fianco Daniele Meucci, sia con la camera che con la motocicletta stessa. Diciamo che la potenza la si vede in questa azione di Daniele Meucci, gli manca un po' di agilità, ma da qui a Rio de Janeiro, passando per le gare che vorrà fare, margine ce n'è, e soprattutto la fiducia potrebbe essere tornata. Sì, di certo, ecco, un risultato è positivo, poi gli manca, c'è questo momento in cui il maratoneta anche lavora un po' sulla capacità muscolare, perché dopo invece si va sull'efficienza, ed è quello che sta arrivando. Torresin, Piazza Grande, la vittoria nella 21esima edizione è per Daniele Meucci. Vediamolo il tempo, se lo si intravede da qualche parte. Ma è andato dalla parte, ha sbagliato strada, attenzione, è di qua. Ma va a vincere Stefano La Rosa, incredibile, no. Va a vincere Stefano La Rosa perché ha sbagliato strada, no, bene così. Vuol dire che voleva fare un altro giro. Grazie Daniele Meucci, che hai reso anche il finale più palpitante. Abbraccio fra i due, il terzo posto di Marco Najib El Salami, che sta per arrivare, eccolo qui, terzo posto per lui, arriva Prodius. Vuol dire che a Pechino è un bis di Pechino. E ci scherzeremo su questa cosa, facciamone arrivare un po', poi andrò. Però secondo me dovrebbe fare dei sopralluoghi prima delle gare. Poi ci scherzerò, ecco, il primo, il secondo ed il terzo. Il quinto, credo, Vasil Matvičuk, non abbiamo visto il quarto, che poteva essere Prodius. Eccola qua, giusto. A bravo destra il secondo. E bravo. Buona gara per Francesco Bono. Bravo, Riva dietro. Pietro Riva, arriva Pietro Riva. Campione d'Europa tra gli juniors, è ancora juniors, Atletica Alba la sua società, il campione italiano di categoria. No, non è Riva, mi ha confuso la maglia gialla. Ticardi, diciamo che è sempre, niente. Arriva Ionesco, arriva Paolo Zanatta, che è trevigiano. La mia aspettativa su Riva per la maglia, con la maglia gialla mi aveva... Però... Scherzano con la telecamera dopo l'errore di percorso, c'è il classico fotografo dell'Atletica, immancabile.
Giancarlo Colombo, eccolo qua, saluti e baci, è l'altra guardo, Daniele di l'altra guardo, gliel'ha detto nessuno, andava a farsi un altro giro, vediamo fin dove è arrivato, prima di accorgersi, arriva lì, è di là, torna indietro, si passa da dove, da dietro, no, meno male che erano 5 secondi, e dico anche una cosa, immagino che Stefano La Rosa l'avrebbe fatto passare, eccolo lì. Se Stefano La Rosa si fosse concentrato sull'ipotesi di stargli più attaccato, aveva alzato bandiera bianca e tirato i remi in barca, probabilmente poteva anche vincere, ma poi bisogna anche raccontare che può essere che Stefano La Rosa l'avrebbe cavallerescamente lasciato passare. Dico una cosa di questo calibro. Avevo parlato di Katrin Bertone, dell'ipotesi che possa essere la Valdostana della Calvesi di Aosta, ecco qui se la raccontano, selezionata per i giochi olimpici. Adesso mostrerei quell'intervista con Massimo Magnani, direttore tecnico organizzativo. Intanto Paolo Mutton, che è trevigiano a sua volta, che la racconta. Stiamo, cosa dice? Ha perso di vista il traguardo. Mando quell'intervista. Abbiamo avuto un lungo colloquio ieri con lei e con la sua società. Katrin Bertone ha fatto una cosa importante, soprattutto per sé, soprattutto dando un esempio ad altri, ad altre, su come si può fare l'atletica. Fa un lavoro impegnativo, serio, che lei fa con grande professionalità, ama soprattutto fare quello che le piace, cioè la corsa, e quindi ha dimostrato di poter correre forte. Valuteremo insieme che cosa è bene fare, ci sono dei criteri che abbiamo stabilito con il Consiglio federale. Sono riuscito a tenere una porta aperta, vediamo che da questa porta aperta possa entrare gente che però all'Olimpiadi si merita di andare, quindi vediamo. Tanto Katrin si è guadagnata la convocazione per i campionati europei di Amsterdam, che è il minimo che si possa offrire a questa ragazza, signora, che ha fatto... Se fa atletica è sempre ragazza. Sempre ragazza, assolutamente, siamo tutti ragazzi, quindi anche lei, ma poi è ragazza nella mente, perché è una donna giovane per quello che dice e per quello che pensa. Daniele Meucci, eccolo qui. Abbiamo sentito la voce di Massimo Magnani, che credo Daniele conosca un po', sì. L'avete sentita voi? Io non la so. Noi sì. La conosco, tutte le sere. Purtroppo, purtroppo per te sì. No, è un bene conoscerla per me. Ma la sentirai spesso, nel senso che ti tartasserà? Magari no. No, lo sento tutte le sere, ormai è una routine, lo prendono anche in giro. Senti, Oderzo è in provincia di Pechino, no? Sì. Visto la confusione che hai fatto all'arrivo, mi sembrava di essere a Pechino. No, a Pechino è stato peggio. A Pechino è stato ancora peggio. Hai perso un posto a Pechino, almeno. Almeno un posto. Almeno. Parlo ovviamente di quell'ultimo giro in cui... Cioè, sui technical meeting, cioè sul tecnica dei mondiali c'era scritto che c'erano 300 metri in pista. Io infatti sono entrato in pista, aspettavo questi 300 metri, invece ce n'era solo 100. Li stiamo ancora aspettando. Gli altri 200 li facciamo quest'anno. E qui invece ti sei distratto, hai cominciato ad applaudirti. Quasi mi sono distratto. No, cioè... Senti, ti sei piaciuto? Sì, oggi sì. Sei ascoltato? Sì. Ho ascoltato il ritmo, ho ascoltato un po'... Un altro po' le prove un pochino più veloci, ecco, una gara, una bella stirata, dove, facendo chilometri, ho fatto una bella stirata che avevo voglia di fare. Ma quel toscanaccio dietro mollava mai? Parlo ovviamente di La Rosa, che è toscanaccio al tuo pari. Sì, è stata dura perché ha tenuto fino in fondo e è stata dura. Non è stato un bel periodo, ne ho già parlato in trasmissione, ci sono tutte queste connotazioni di questi presunti controlli saltati, tutte queste cose, sapete chi mi ascolta come la penso, eccetera. State uscendo assolti tutti, bolla di sapone, io dico che la mia categoria non si è comportata in maniera esaltante, perché bisognava spiegarla meglio e tutto il resto, ma so che nella tua psiche ha inciso. Sì, ha inciso, ma soprattutto con tanti giornalisti ha inciso. E infatti io... Mi saluti più, no? No, io tanti giornalisti non saluterò più e non li sono perché le dichiarazioni. Perché? È molto semplice, perché la mia immagine, mi hanno fatto più immagine con questa questione rispetto a quando ho vinto la medaglia di Zurigo. Questo è l'assurdo italiano, perché... Io dico un altro assurdo, non voglio tirarti... Adesso mi conoscano, dopo Zurigo un po' meno. Mai. Non voglio tirarti dentro una polemica, sappiamo delle dichiarazioni di Tamberi di questi giorni. Io ho detto una cosa del tipo...
uno viene passato da martire e sappiamo che tutto sommato è stata colpa sua, eccetera. Quello là è martire. Voi che siete stati infilati dentro per errori altrui, per un sistema fallace, siete stati sbattuti come dei mostri in prima pagina. Poi però non c'è stato risarcimento su questo. No, anzi, abbiamo dovuto anche pagare, perché io ho dovuto anche pagare l'avvocato. Quindi, cioè, oltre la beffa, l'inganno, ci ho anche rimesso io da questa questione, oltre che l'immagine, perché poi io ho dovuto giustificarmi. Cioè, sei più leggero adesso, io ho capito che sei inc e ci sono le due z come una bestia. Sì, sì, ma infatti sono con 5z, ma 5z... Oltre perché, vabbè, per colpa del CONI, cioè per colpa della procura antidoping, che ha fatto un lavoro assurdo, perché cioè, bastava controllare, cioè non importava che ci importassero, dovevano controllare. Se avevano controllato, poi, come è uscita con una bolla di sapone, non c'era tutta la questione. Perdonami, mi dicono che siamo in chiusura e non è per censurarti. No, comunque... Chiudimi con una cosa bella e dimmela, da adesso in poi? Adesso in poi mi diverto. Ma oggi è andata bene? Sì, 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 sono contento perché sono molto più leggero e non mi fa pensare, non mi fa riancazzare. Basta, ecco, era la voce di Daniele Meucci, ha vinto la 21esima edizione della Oderzo Città Archeologica, di qui alle Olimpiadi con un campione forse ritrovato, il campione d'Europa di maratona. Buona domenica e buon primo maggio a tutti voi.